Ciao a tutti, this is Dr. Tony Caruso da Centro Medico Uma e oggi ti faccio vedere la prima visita chiropratica. Di solito alla seconda prima visita chiediamo qualche domanda, vogliamo sapere come mai sono venuti, i problemi di storia, della loro storia, se hanno problemi come incidente, prendi qualche farmaco, interventi, qualche malattia come il diabete, cosa che potrebbe complicare la terapia o cosa che dovremmo solo sapere per aiutare i pazienti. E dopo chiediamo, se sediamoci con i pazienti, chiediamo la storia della sua situazione e tutte le informazioni che abbiamo bisogno, lo mettiamo insieme così possiamo andare alla seconda fase dove facciamo un esame fisico sui pazienti. Ok, adesso passiamo alla fase dove facciamo la visita. La prima cosa che facciamo è guardiamo la postura. Questa è un attrezzo che è come un filo piombo che si mostra il paziente che sono, se sono così o storto così, ci dà informazioni a come dobbiamo trattare e anche guardiamo su qui perché possiamo vedere se il paziente è girato così o così e ci aiuta a arrivare al loro problema e cosa dobbiamo fare. Ok, adesso farò un po' di controllo e vediamo come si muove la schiena, ok? Gira a destra, okay, gira a sinistra, ok. Vai a pancia in giù, testa qui, i piedi di là. Un'altra cosa che facciamo con i pazienti è controlliamo come si muovono le vertebre. Guarda giù con la testa così. E noi just gentilmente vediamo si muove la vertebra, sapere come sta muovendo. E si sente che qui è un po' bloccato. E facciamo la stessa cosa per la zona dorsale. Vedere un po' come sta muovendo. Poi anche la stessa cosa con il bacino. Ok. E poi un altro esame che si chiama la SEGS, dove si alza la gamba così. Ok. Pazienti che hanno sciate con problemi ernia disco, dove il disco esce e tocca sul nervo qui, quando alzo la gamba così, questo tira il nervo mediale verso il disco. Quando un paziente che ha sciatica, già che mi alzo la gamba così, si sente che è dolore che va sotto. Un'altra cosa che i chiropratici guardano come per esempio se i piedi sono allineati. Se uno è un po' più corto dell'altro, potrebbe essere che anatomicamente che è più corto, che il 99% dei pazienti non è così, o potrebbe essere una cosa funzionale dove qui il bacino è un po' più storto e i muscoli sono un po' contratto che fa tirare su la gamba così che sembra una gamba più corta dell'altro. E poi potremmo fare un aggiustamento, un adjustment o manipolazioni, ok? Gira verso di me, per favore. Okay. L'aggiustamento è indolore. Okay. Mi dai la mano, per favore, ecco. Ok. Semplicemente così. Vai pancia in giù, controlliamo ancora. E quello è soltanto una semplice manipolazione su questa articolazione qui. Adesso vediamo come si muove. Ok, benissimo, sta muovendo meglio. Dopo abbiamo capito i loro problemi, noi presentiamo un programma ai pazienti dove spieghiamo tutto qui, dove si spiega dove è bloccato sulla schiena e poi sulla destra qui si spiega il trattamento e il cura, quante volte alla settimana, quello che dobbiamo fare, così lo spiega ai pazienti. I pazienti vogliono sapere quattro cose quando vengono qui, cosa hanno, se possiamo aiutare, quanto costa e quanto tempo ci vuole. Dopo facciamo la prima visita, la seconda volta i pazienti vengono, noi spieghiamo i loro problemi, quello che dovrebbe fare, quanto tempo, quanto costa e i fasi con la cura vanno con quando il paziente è acuto, quando ha sintomi, si chiama terapia intensiva. Dopo questa fase, che è la prima fase, loro fanno terapia di riabilitazione, di solito il paziente è asintomatico così e poi alla fine i pazienti che vengono, la maggioranza dei nostri pazienti vengono per il mantenimento, di solito è una volta al mese.
Ok, well, grazie tantissimo a tutti per guardare, è stato molto divertente per fare questi video. Noi in futuro faremo tanti diversi contenuti per voi. Spesso se i pazienti mi chiedono fai un video su questo o questo, noi faremo argomenti così. Thank you for watching, ci vediamo presto al Centro Medico Uma.